Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Just Drive. Lo so, sono in ritardo di un anno, ma oggi scopriamo insieme l'Abarth 695 settantesimo anniversario. Abarth che vediamo sul canale, quindi cercherò di presentarvela brevemente. Settantesimo anniversario, come vi ho detto. Sulla targhetta all'interno leggiamo 1 di 1949, il colore è verde Monza 1958. Stilisticamente sono poche le differenze, troviamo i soliti cerchi da 17 pollici con impianto frenante Brembo e ovviamente sul posteriore ritroviamo il fedelissimo scarico Record Monza. L'unica grande particolarità è l'ala regolabile in 12 posizioni che va ad aumentare il carico aerodinamico di 42 kg quando ci si trova a 200 km all'ora. Non so se avete notato la scacchiera sul tetto, per quanto riguarda invece gli interni sono poche le differenze, troviamo il solito volante in alcantara e inserti in carbonio. In questo caso c'è il cambio 5 marce manuale, l'unica differenza sono appunto la targhetta numerata e i sedili Sabelt con il poggiatesta con il tricolore. Vi starete chiedendo cosa c'è sotto il cofano, troviamo il 1400 T-Jet, ovviamente turbo da 180 cavalli e 250 Newton per metro di coppia, che permette alla piccola Abarth di scattare in 6,7 secondi sullo 0-100 e di raggiungere una velocità massima di 225 km all'ora. Ok, vista l'abbiamo vista, vi ho dato anche qualche numero, adesso non resta altro che andare a provarla, ma prima di farlo vi invito a seguirmi su Instagram, quindi justdrive-ig, ed iscrivervi al canale su YouTube, che per me è importantissimo avere sempre più iscritti per avere la possibilità di portarvi sempre più macchine. Quindi iscrivetevi, dato che è gratis, e attivate anche la campanellina per rimanere aggiornati su quando pubblico i video. Eccoci dunque a bordo della 695 settantesimo anniversario. Sì, come vedete sono in autostrada, non sono su una bella stradina di montagna, ma perché l'ho fatta prima. Io ormai la macchina la conosco abbastanza bene, le ho provate praticamente tutte, a partire dalla Custom, la Turismo, la Competizione, l'SS e adesso anche la settantesimo anniversario. Macchina che mi fa sempre molto piacere guidare perché la trovo incredibilmente spassosa. Prima l'ho portata sulla Nembro Selvino, che è una strada che chi è iscritto al canale da tempo ha già visto più volte nei miei video. Mi piace molto portare le macchine su quella strada perché la conosco bene, quindi mi viene anche più facile confrontarle perché so già cosa aspettarmi dalla vettura in determinate circostanze e mi piace appunto portarle su quel percorso. Come vi ho detto, non ci sono grandi differenze rispetto al solito, il motore è rimasto lo stesso, motore che trovo sempre un po' fermato dal turbo lag, in quanto è evidente che avendo una turbina Garrett più grossa rispetto all'IHI, quando siete a bassi giri, soprattutto 2000 giri o comunque sotto i 3000, quando voi affondate c'è sempre quell'attesa per avere la potenza che vi aspettate. Poi una volta che il turbo inizia a lavorare arriva quella bella spinta della Garrett, spinta che vi stampa sempre un bel sorriso sulla faccia. Mi sono reso conto oggi a maggior ragione di questo fenomeno del turbo lag su questo propulsore quando appunto su una strada di montagna sulla Nembro Selvino mi sono reso conto che spesso e volentieri in uscita dai tornanti era meglio avere una prima marcia piuttosto che una seconda, in quanto ogni volta che uscivo magari a 40 all'ora in seconda e schiacciavo c'era sempre una lunga attesa prima di prendere velocità.
Invece poi ho provato qualche volta a giocarmela con la prima e oggettivamente uscivo molto più veloce. E voi magari qualcuno adesso potrebbe dire: ma dovresti sempre farli in prima con i tornanti. Non è vero, con altre macchine che ho portato, e non vi sto parlando di bestie con 700 cavalli, a macchine comunque magari con 200 cavalli, già con la seconda affondando la macchina usciva più reattiva, più veloce. Invece con questa ci vuole una prima marcia per uscire a fionda dai tornanti. Poi invece una volta che la turbina inizia a lavorare, vi regala sempre una bella spinta, con un allungo discreto, comunque vi ricordo un 0-100 su 6,7 secondi, quindi niente male. Per quanto riguarda il cambio, è il solito 5 marce manuale, molto divertente da usare, preciso negli innesti, facile da manovrare. Per quanto riguarda invece il sound della vettura, si sa che le Abarth sono famose per essere delle belle casiniste. Con il Record Monza rimane abbastanza casinista, ma un po' meno di prima, causa tutte le restrizioni sulle emissioni, eccetera, eccetera, che hanno portato ad avere il FAP anche sui motori a benzina. Quindi in determinati momenti si sente proprio che la macchina è un po' più strozzata. Invece, quando poi, vabbè, siete in sport, andate a schiacciare sul pedale del gas, per esempio in seconda, si sente che a 4.000 giri si apre la valvola e sentite il bel suono del Record Monza. Poi anche in terza si sente, fa ancora più casino. Però secondo me si sente che suona un po' meno di prima, questo è innegabile. Allora, lo sterzo a me piace perché comunque è abbastanza comunicativo. Quello che non mi entusiasma mai sull'Abarth è il volante, in quanto il volante sì, è bello con questo inserto in carbonio, l'Alcantara, il fondo piatto, ma lo trovo sempre un filo troppo grande rispetto alla macchina. Secondo me ci sarebbe un volante più piccolo che renderebbe l'esperienza più piacevole, soprattutto nel misto stretto, che è il territorio preferito della 695, perché nei cambi di direzione, tutti gli inserimenti veloci, con questa macchina vi divertite alla grande. Oggi, appunto, provando un po' sui tornanti, su delle curvette belle e divertenti, la macchina ha un ottimo handling. In questo caso con gli ammortizzatori CONI sia davanti che dietro, la macchina è sempre molto piatta, abbastanza secca, ma vi permette di avere poco beccheggio, poco rollio e divertirvi a farla squisciare, se si può dire, via tra le curve. Diciamo che è proprio divertente andare a immettersi velocemente nelle curve e provare con gli spostamenti di carico repentini che alla piccola Abarth riescono molto bene. Con la frenata siamo al top, impianto frenante Brembo che garantisce un'ottima potenza frenante, anche molto stabile. In generale, ragazzi, la macchina rimane il solito piccolo Pocket Rocket, definito da molti così, quindi una macchinina sempre molto leggera, molto divertente, con la quale ce la si spassa davvero, soprattutto su quelle strade un po' più tecniche, no? Dove avete tante curve, tante frenate, dove magari sì, avete anche dei dritti dove magari riuscite a mettere una quarta, ma dove principalmente ve la giocate con la seconda e la terza, che sono secondo me le marce dove questa macchina è proprio più entusiasmante. Mi sento di dire che la modifica che hanno fatto con questa ala regolabile, io non posso dire che la sento, in quanto vi ricordo che sono 42 kg in più di deportanza a 200 km all'ora, ma adesso per esempio sono a 100 all'ora in autostrada e non sento alcuna differenza, ovviamente. Sicuramente è una soluzione tecnica che può essere interessante da citare quando presentate la macchina a un amico, ma che poi nell'utilizzo perlomeno stradale tutti i giorni non andate a sentire una differenza sostanziale. In generale, ragazzi, la macchina vedo sempre che piace anche tantissimo perché è una vettura vendutissima, ma nonostante questo, quando la uso e ci vado in giro, vedo tantissime persone che si girano, la indicano, quindi è indubbiamente una macchina che so che piace in tutto il mondo, ma in Italia è veramente amata. Ok ragazzi, come avete visto nel video, alla fine la piccola Abarth garantisce sempre tanto divertimento. Io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi come al solito vi invito a mettere mi piace, a commentare, fatemi sapere la vostra di cosa ne pensate di questa piccola Abarth e iscrivetevi al canale di Just Drive se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!